Lorenzo Traglio, amministratore De Vecchi. Due parole sulla storia dell'azienda. Sì, un'azienda storica con un grandissimo bagaglio culturale che sicuramente è sempre stata un punto di riferimento per quello che riguarda l'argenteria italiana, soprattutto il mondo del design, come non solo un mondo di riferimento ma un mondo da sviluppare, quindi l'interazione della materia, quindi l'argento, come superficie riflettente e superficie di interazione con l'utente. Questa è sempre stata la filosofia dell'azienda, l'azienda De Vecchi. Con Gabriele si è sviluppato proprio questo concetto filosofico, quindi la superficie come lente di riflesso che deforma l'immagine, la rompe e la rifraziona in molteplici specchi poi di fatto. Questo adesso in che direzione sta andando l'azienda De Vecchi? L'azienda De Vecchi vuole mantenere il suo focus su quello che è il concetto di questa filosofia, quindi sicuramente linee morbide, senza decoro, per massimizzare quello che è la superficie, in modo tale da dare questa continuità. Questo dal punto di vista del design, dal punto di vista materico si entra in un discorso un attimino più commerciale, perché bisogna fare sempre riferimento al proprio mercato, al mercato in cui uno opera, dove purtroppo questa affezione, questo amore verso questa materia è andata via via scemando. Resiste sempre uno zoccolo duro, l'azienda quindi si è posta l'obiettivo di venire incontro al mercato, soprattutto a quello che è il punto di vista del design, quindi portare un prodotto di design di alta qualità manifatturiera, perché ricordiamo noi facciamo tutto fatto a mano come una boutique vera e propria qua a Milano, dando però magari il silver plated, quindi facciamo scendere quello che è il costo della materia mantenendo alto invece il design. Da lì poi si apre un capitolo immenso su quello che è la sperimentazione, proprio inizia anche nell'azienda di De Vecchi, è sempre voluto sperimentare materiale e tecnologie, per esempio tecnologie nella linea dei 4 più 1B, nella linea 273, quindi questa esplosione non controllata della trasformazione dell'acqua in ghiaccio, innovazione tecnologica, lampade, nella storia De Vecchi ha semplicemente fatto due tipologie di lampade, molto belle, molto design, adesso stiamo aprendo anche questa tipologia di mercato. E anche dal concetto di vista proprio del prodotto, quindi anche il gioiello si riapre questa porta che era stata chiusa un po' di tempo fa, e comunque molto forte il concetto di design.